piantare una palina di terra, un dispersore di terra nel tombino delle acque chiare? Ne parleremo subito dopo la sigla! Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari. Eccoci qua! Allora, in questa nuovissima di zecca puntata di Elettricista Felice parleremo di acque chiare, tombini, paline di terra e dispersori. Allora, questo pare essere in uso tra i colleghi di ficcare la nostra bella palina a martellate dentro il tombino delle acque chiare. Quindi laddove vengono raccolte, che cosa sono le acque chiare? Immagino le acque piovane, ma adesso lo andremo a scoprire con chi riceve queste domande all'interno del suo gruppo e va a rispondere con ligio dovere, regalando queste perle agli elettricisti, i nostri colleghi. Allora, carissimi, andiamo subito a disturbare all'istante il nostro L'esperto del giorno. carissimo Alessio Piamonti, ovvero l'esperto del giorno. Allora, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Ciao Alessandro, io mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti e a tempo perso ogni tanto faccio anche qualche progettino elettrico. Non è Ottimo. proprio così, ma va bene. Giusto per prendere qualcosa anche di stipendio, diciamo. Senti un Esatto. attimo, intanto per acque chiare, intendiamo dove vengono raccolte ad esempio le acque piovane? Sì, Ok. esatto. Perfetto. E quindi il quesito è piantare le paline all'interno di questi pozzetti è cosa buona e giusta? Ma la domanda da farsi è perché? Perché dobbiamo andare a piantare dentro questi pozzetti? La prima cosa che mi è venuta in mente è perché molti credono che quando siamo in un impianto BT, in bassa tensione, sia obbligatorio avere il pozzetto per l'ispezionabilità del dispersore. Non è Questa vero. la so anch'io, questa la so anch'io. Non è obbligatorio, però so che invece è obbligatorio segnalarlo. Cioè, te lo puoi. È vero o no? Cioè, nel senso, te lo puoi mettere dove vuoi, lo puoi sotterrare, quindi senza pozzetto perché non è ispezionabile, però devi mettere una sorta di cartello e dire, oppure almeno sul progetto con le misure, l'ho piantato qua. Può essere? Ovviamente segnalarlo è cosa buona e giusta, No, poi ma di qui parliamo a di dire che ci sia un obbligatorietà. obbligo normativo che ti impone di fare la segnalazione è un altro discorso. Lasciamo stare che se uno è in un luogo di lavoro, comunque sia, può essere corretto avere la segnalazione perché nel momento in cui vengono fatte le verifiche dell'impianto di terra secondo il DPR 462, nel momento in cui abbiamo la segnalazione e ci fosse da andare ad aprire il tombino, si apre. Però ecco, torniamo al discorso normative. L'ispezionabilità è una cosa giusta, quindi se c'è va fatta, ma in un impianto BT non è obbligatorio secondo le norme. Se poi abbiamo un impianto di terra di una cabina di trasformazione, le cose cambiano, ok? Ma rimaniamo in BT. Detto questo, a mio avviso, il dispersore dentro un tombino dell'acqua fa abbastanza cagare. Se poi fossero e il tombino delle acque scure, allora sì che farebbe veramente Sì, cagare. tantissimo. E dovremmo anche a quel punto obbligare l'elettricista a fare delle verifiche periodiche e dare una ciucciatina al cavo per vedere se conduce ancora molto bene. Guardiamo quali possono essere le problematiche legate a un dispersore che si trova a mollo nell'acqua. Fondamentalmente, diciamo che ci possono essere tre tipologie di problemi. Il primo è che in caso di dispersione, quell'acqua potrebbe in qualche modo assumere un potenziale. Poi sappiamo che nella realtà dei fatti l'acqua piovana, essendo acqua praticamente distillata, non è proprio una gran conduttrice. Però se ci fossero delle sostanze disciolte, dei sali, eccetera, che non è da escludere, potrebbe diventarla. Poi è ovvio che sarà abbastanza improbabile che ci sia la spiga che uno sta toccando l'acqua proprio nel momento in cui c'è la dispersione a terra. Però
l'analisi l'abbiamo fatta. Altro punto da considerare è un'eventuale possibile corrosione barra ossidazione. Quindi, sai, l'acqua, comunque l'umidità tende a aiutare i fenomeni di ossidazione, perciò se non ci ricordiamo comunque di mettere il nostro bel grasso di vasellina attorno alla connessione, probabilmente dopo un po' abbiamo il rame che non è più arancione ma diventa quasi nero, diventa nero, scuro. Sì. L'altro problema è cosa succede nel momento in cui noi andiamo a fare una misura di terra, perché abbiamo piantato il dispersore mentre c'era l'acqua, e poi dopo succede che d'estate si secca completamente, il terreno diventa arido, e questa resistenza di terra cosa fa? Si alza. Si alza, esatto. E peggio ancora, mi pare che l'avessimo detto in un'altra puntata, se il terreno ghiaccia, la resistività aumenta, può aumentare fino a 10 volte, e di conseguenza nel momento in cui facciamo la misura con il terreno bagnato abbiamo, non so, 10 ohm, dico un numero a caso. Sì. Quando il terreno è ghiacciato potremmo avere 40, 50, 60 ohm, e perciò bisogna stare attenti anche a questo fenomeno. Certo, ho capito bene. Quindi sia d'inverno, avremo un problema sia d'inverno ma anche d'estate. D'estate terreno secco, quindi resistenza aumenta, inverno terreno ghiacciato, quindi resistenza aumenta. Esatto, quindi non c'è una norma che permette o che proibisce di installare il dispersore dentro al tombino, però la 64.8 c'è un punto in cui dice: guarda installatore, non piantare i dispersori nelle acque di fiumi, di laghi, di mari, eccetera. Diciamo che sostanzialmente lo dice più che altro perché se qualcuno sta facendo il bagno in quel momento, allora sì che c'è il pericolo effettivamente che durante una dispersione ci possa essere qualche problemino. Certo. Bella folgorazione. Però ecco, io, la mia opinione personale, condivisibile o meno, è che in analogia a questo articolo normativo, io, se si può evitare di mettere il dispersore nel tombino, eviterei di farlo. Allora, mentre parlavi stavo pensando proprio al perché dovrei fare una roba del genere. Immagino una casa già fatta dove non hanno fatto i dispersori di terra e dove per qualche motivo riescono a raggiungere la parete adiacente, cioè dietro, dove in esterno, che ne so, c'è appunto lo scolo, la nostra grondaia che arriva in un pozzettino delle acque chiare. Allora, un conto è uscire, fare lo scavo, fare un pozzetto nuovo su un cortile finito, e un conto è arrivare lì nel pozzetto già fatto, dove io non devo scassare le beole o la pavimentazione nuova per fare un pozzetto ex novo. Quindi immagino che la domanda sia questa, cioè io se lo piazzo lì ho decisamente ho una spesa molto inferiore ma anche una lavorazione molto inferiore, e quindi questo per capire la motivazione della domanda. Quindi se non c'è un obbligo al non farlo, e la differenza, io secondo me, tra lavoro di muratura eccetera è decisamente economicamente sostanziale, poi ognuno può prendere decisioni in merito, no? Sì, cioè, sono d'accordo con te, però c'è da considerare quali sono i costi di muratura che si avrebbero nel momento in cui c'è un'infiltrazione d'acqua dovuta proprio al fatto che il dispersore ha bucato il pozzetto, e quindi si scopre che l'acqua si infiltra da di lì e va, non so, a bagnare lo scantinato. Certo. Quindi non so, sono tutte valutazioni da fare. Chiaro. Beh, certo, se te per non fare un danno da una parte ne fai dall'altra, chiaro, beh, ovvio. Va bene. Anche questa risposta non è un sì o un no. Cioè, quando nella norma non è scritto cosa si può fare e cosa è vietato fare, l'installatore deve decidere in autonomia, assumendosene la responsabilità. Quindi questo è uno di quei casi. Io, ripeto, in analogia all'altro articolo non glielo metterei, però forse sono un po' troppo zelante io, ecco. Però ecco, la mia opinione è questa. Va bene,
Senti Alessio, sei stato chiarissimo, hai dato uno spuntone agli amici elettricisti che se desiderano continuare a vedere le nostre puntate e non perderne neanche una, è sufficiente che si iscrivano al canale YouTube e clicchino su quella fottutissima campanella. Io vi abbraccio, vi ringrazio per averci seguito fino a questo momento. Un bacio, ringrazio anche quelli che ci ascoltano mentre guidano il loro bel furgone su podcast, quindi Spotify piuttosto che Spreaker o sa chi con cosa ci ascoltino, visto che ci sono veramente un botto di applicazioni per ascoltare i podcast che stanno crescendo a dismisura e possono insegnarci veramente tantissime cose. Alessio, grazie, un abbraccio come sempre e teniamoci in contatto! Elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari. Adesso basta! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo.